Passiamo ora alla regione Lombardia, dove ieri è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra la regione e l'Unione delle Province Lombarde per sostenere attraverso 10 milioni di euro il trasporto per le persone disabili nelle strutture scolastiche. Abbiamo sentito appunto su questo accordo il presidente dell'UPL, Massimo Sertori. Il protocollo firmato oggi è l'ennesima dimostrazione dell'utilità delle province. La Regione Lombardia ha sistemato un danno che è stato creato dal governo centrale, perché i tagli che sono stati fatti alle province, che per quanto riguarda le province lombarde non sono tagli, perché sono soldi dei tributi provinciali che Roma ci chiede in più. Noi, le province Lombardia, sono già 120-150 milioni di euro all'anno di soldi raccolti sui nostri territori che dovrebbero servire per i servizi sui nostri territori e che noi invece dobbiamo mandare a Roma. Quindi per noi, quando si dice che il governo centrale taglia, vuol dire che ci chiede ancora maggiori risorse, e questo sta veramente mettendo in difficoltà l'erogazione di servizi essenziali come quello dell'assistenza e trasporto ai disabili. E soprattutto trasformare le province in un ente di nominati non consente e non garantisce quell'indipendenza e quell'autorevolezza necessaria per poter far sintesi sul territorio e per poter governare il territorio. Detto da uno come me, presidente di provincia, eletto direttamente dai cittadini, credo che sia credibile questa posizione. Mi fa molto piacere che anche la Lombardia, la maggioranza in Lombardia, la pensa così. Qui dobbiamo metterci d'accordo: se vogliamo creare il caos istituzionale e mettere a repentaglio servizi essenziali, o se vogliamo essere persone responsabili, certo andare verso una riforma, ma fatto in modo ragionato e non sbandierando bandiere, peraltro facendo un errore grossolano, ovvero omologando tutte le province. Non è vero, tutte le province sono uguali, le province lombarde sono molto diverse da tante altre province.